Qui con noi quest'oggi c'è ancora una volta Mirella Valentini, presidente dell'Unitre della città di Tolentino, con cui parliamo della differenza sostanziale che c'è tra le Unitre e le altre associazioni che possono essere definite simili ma che non si fregiano di questo logo così particolare. Perché Mirella c'è questa differenza? Dunque, poi alla fine vi dirò del logo. E io senza niente togliere alle altre associazioni che non sono Unitre, che sono benemerite come le Unitre perché fanno un gran servizio sociale, devo dire che c'è una grande differenza perché l'unione fa la forza. Le Unitre in Italia sono più di 350, nelle Marche sono 15, la maggior parte in provincia di Ancona. In provincia di Macerata c'è solo Tolentino, ci sono solo Tolentino e Civitanova. Qual è la cosa che le distingue dalle altre? È università delle tre età, cioè fanno iscrivere non solo gli anziani, ma anche i giovani, tutti i giovani che vogliono a partire da 18 anni. Perché questo mettere insieme giovani, meno giovani e anziani, perché abbiamo anche la seconda età, sarebbero poi quelli che vanno in pensione e sentendosi spiazzati vogliono bene usare il loro tempo libero. Allora, queste tre età insieme fanno un lavoro sociale straordinario perché sempre c'è, magari subito il primo mese no, il dialogo, il colloquio, lo scambio di esperienze, specialmente nei laboratori, dove magari i più anziani che frequentano da tanti anni danno delle dritte agli altri e i giovani danno entusiasmo, passione, quando questa viene un po' si affievolisce con l'età. Quindi è una cosa bellissima vedere questi dialoghi di queste tre età. Adesso vi spiego il logo come è fatto. Allora, c'è una grande U che emerge dal logo. Questa U significa universalità, umanità e umiltà. Allora, universalità, capite, c'è un Unitre anche a Buenos Aires, in tutta Europa, è l'associazione, come ho detto, più forte, quella di Torino, che aggrega tante altre sezioni staccate, associate, insomma. Quindi universalità è quello. E umanità perché noi diciamo, constatiamo che la cultura va inserita su una base umana forte, florida, convinta, se no non regge, non è niente, è arida. E umiltà perché l'Unitre fa dei proseliti, chi si iscrive all'Unitre può diventare protagonista perché aiuta nei corsi, assiste, sta in segreteria, può fare, può accompagnare alle visite guidate, mille cose. Si diventa protagonisti, però bisogna essere umili, dimenticare se siamo stati importanti prima di inserirci nell'Unitre. Bisogna essere umili perché si fa un servizio.